Finita anche l'85esima sagra del pesce, i cui numeri li scopriremo probabilmente nei prossimi giorni. Numeri che possono essere interessanti e illustrativi del successo della manifestazione, come ad esempio il numero di persone giunte a Chioggia in questa decina di giorni per banchettare presso i rinomati stand, o il numero dei coperti che si sono riusciti a servire, o ancora i quintali di pesce che sono stati venduti e i chili di sale necessari. Nei giorni scorsi ci si confrontava e ci si chiedeva a cosa aspira la sagra. Dopo 85 anni è anche giusto guardarsi indietro, tirare un po' di somme, confrontare il punto di partenza con quello attuale e vedere come si è cresciuti. Lo si dovrebbe fare da due punti di vista diversi, che non sempre, forse, hanno corso a braccetto in questi anni. Il punto di vista degli stendisti e il punto di vista dell'amministrazione. Il punto di vista degli stendisti è certamente far sedere più persone possibile ai tavoli, i quali tavoli spesso aumentano in modo incontrollato rispetto alla programmazione, servire un maggior numero di coperti e di pietanze, diventare ogni anno più attrattivi, offrendo spettacoli, l'esibizione di teatranti, l'esposizione di opere di artisti locali, incuriosire in genere e rendere lo stand fruttuoso in poche parole, mettendo comunque al lavoro decine di volontari che da questi 10 giorni, di più considerando le giornate che servono per la preparazione, escono probabilmente distrutti e sfiancati, anche se gratificati. Ma qual è l'ambizione dell'amministrazione per questa sagra? Il suo compito si limita a collaborare perché l'evento abbia successo, offrendo il patrocinio, il servizio parcheggi completo di navette, o quant'altro necessario per accompagnare gli stendisti a perseguire il loro scopo, o c'è altro? L'aumento dei coperti, che siano alla sagra, nei ristoranti, nelle ciccheterie, per una decina di giorni, può essere l'ambizione dell'amministrazione davanti a una kermesse di tale portata e con tale risonanza? Certamente è importante, anzi è fondamentale, che la gente sia attratta dalla sagra del pesce e che l'amministrazione collabori per rendere agli ospiti la visita il più piacevole possibile. Ma a fianco di ciò non sarebbe il caso che l'amministrazione, in quanto tale, cominci a vedere la sagra come volano per altre iniziative ad altro livello, che abbiano la pesca e il suo sviluppo come tema principale, visto che il pesce in questi giorni è il protagonista? Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.